Portabilità, programmabilità, accessibilità. La MG300 punta a conquistare i chitarristi in erba in cerca di un'ampia palette espressiva, ma non solo. La pedaliera multi-effetto New X si pone come un punto di incontro ottimale tra praticità d'uso grazie a un'interfaccia a due soli switch e pedale d'espressione e programmabilità approfondita grazie all'integrazione di una buona selezione di simulazioni e la possibilità di personalizzare preset anche attraverso una comoda app per PC e Mac. La capacità di trasmettere audio attraverso la porta USB è un piacevole plus ed è in questo modo che abbiamo registrato tutti gli esempi sonori di questo video. Andiamo a guardare da vicino la MG300. L'interfaccia è quella classica di una piccola pedalboard a due switch e pedale d'espressione, con un display grafico a colori che permette di controllare tutto in maniera decisamente moderna. Il display mostra la posizione del preset, il suo nome e il ruolo del pedale d'espressione. Schiacciando il tasto Edit si può visionare la catena del suono al completo. Da qui, per navigare tra le simulazioni, si usano i pulsanti Group Module. Quindi il cursore Select per impostare una simulazione e le tre manopole a destra per regolare i rispettivi parametri mostrati a schermo. In catena si può quindi azionare un compressore a monte, un effetto nell'input dell'ampli tra vario overdrive e un pitch shifter. Poi l'amplificatore, i cui parametri e cabinet si selezionano ancora con i tasti module. Sulla cassa si può impostare il tipo di cabinet, il microfono e la posizione del microfono. Si procede poi a un equalizzatore a 6 bande, ancora una volta controllato dalle tre manopole. Un noise gate, una modulazione, un delay e un riverbero. Come da tradizione, i due switch servono a navigare tra i preset e il pedale d'espressione regola generalmente il volume. Un parametro specifico quando schiacciato a fondo. Può essere un wah-wah. O altro, a seconda di quanto impostato dall'utente nei preset. Completano l'interfaccia funzioni di tap tempo e la modalità jam per suonare su basi ritmiche a scelta tra una varietà di stili. Su un computer tutto si riflette nell'app Quick Tone, dove personalizzare il suono con la praticità ancora maggiore di un'interfaccia familiare a qualsiasi utilizzatore di software di amp modeling. Oltre ai preset di fabbrica, tra cui spiccano alcuni nomi dai chiari riferimenti a band e artisti noti, la possibilità di personalizzare i propri suoni permette di spaziare tra una certa varietà di stili, mostrando una buona attenzione alla naturalezza dei suoni, che su questa fascia di prezzo non è affatto scontata, soprattutto quando si parla di crunch leggeri. Le saturazioni più spinte naturalmente non mancano. Far ascoltare tutti i suoni di una pedaliera multieffetto in un video sarebbe folle, pertanto vi rimando all'articolo su accordo.it per gli approfondimenti, maggiori dettagli sulle simulazioni a disposizione e le nostre opinioni in merito. Io sono Pietro di Accordo e noi ci vediamo presto. Thank you.
Non dimenticate di iscrivervi al canale per... Se vi è piaciuto questo contenuto, prendete in considerazione l'idea di diventare sostenitori. Non perdetevi i prossimi video.